diciamo che è positiva la cosa. Molta gente anche nuova, questa è una cosa molto importante per noi aziende, per poter fare sì che il nostro prodotto sia visto anche in paesi che di solito non possiamo raggiungere. È ancora presto per far bilanci, ma l'Arezzo Fiera e Congressi, dove è entrata nel vivo la 39esima edizione di Or Arezzo, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il servizio dell'oreficeria, argenteria e gioielleria made in Italy, si respira un cauto ottimismo. Le aziende sono molto soddisfatte, siamo stati aiutati dalla ripresa degli Stati Uniti e poi da Dubai, che fortunatamente proprio qualche giorno fa il governo di Dubai è riuscito a togliere l'IVA, la loro VAT del 5% sul metallo. Abbiamo 450 buyers invitati grazie al supporto di ICE e del MISE, più ho visto un gran numero di buyers stranieri, anche oggi essendo lunedì ci sono le file alle casse, quindi siamo molto soddisfatti. Chiaramente l'obiettivo è sempre quello di fidelizzare i clienti che già abbiamo e anche di trovarne di nuovi. L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto, adesso vedremo in questa giornata e mezza che ci divide dalla fine della fiera come andrà. Comunque possiamo ritenerci soddisfatti di questa nostra partecipazione. Leggermente migliore dell'anno scorso, ma non bene comunque. C'è un pochino più di movimento, ma c'è comunque poca gente. Per capire se ci sarà lavoro per le aziende arettine si dovrà ancora attendere qualche mese, ma l'edizione di quest'anno cade in un momento di vivace crescita del settore orafo. Nel 2017 infatti le esportazioni hanno raggiunto 7 miliardi di euro, il 12% in più rispetto al 2016, e la piazza aretina mostra una dinamica positiva con un incremento dell'export nel 2017 del 5,5%. Yeah, it's good. Yeah, it's very nice. And the design is amazing. I like Italian production.